Buongiorno, buon pomeriggio ai colleghi collegati dall'Italia, benvenuti alla conferenza stampa il giorno prima dell'esordio della nazionale italiana ai mondiali Top Division di hockey su ghiaccio. Siamo con l'attuale allenatore, diciamo, sul campo dell'Italia, che è Giorgio De Bettin, e il nuovo capitano della nazionale Daniel Frank. Questa conferenza stampa si svolgerà in lingua italiana con i colleghi collegati appunto dall'Italia, ai quali darò poi la parola. Faccio prima io solo una piccola parte introduttiva, parto dal coach, da Giorgio De Bettin. L'Italia si trova di fronte, no, a un compito, cioè una bella montagna da scalare, no? Con tante problematiche che ha avuto la nazionale prima di arrivare fino qua, e adesso ci siamo. Come la stai vivendo e come la state vivendo? Per noi la montagna è sempre grande, quindi quando facciamo un mondiale gruppo A è sempre un'impresa un po' particolare. È logico che quest'anno è un anno ancora più particolare del solito, però secondo me quello che è importante è che siamo qua, come hai appena detto, e che i ragazzi sono pronti. Credo che nel limite del possibile, nonostante tutte le difficoltà, abbiamo fatto il massimo, abbiamo sfruttato ogni occasione per cercare di essere pronti e di migliorare. E niente, da domani si inizia finalmente, perché abbiamo fatto più giorni in camera che sul ghiaccio, e quindi speriamo di dare il massimo e di fare un buon mondiale. Daniel Frank, invece, una cosa per te prima di lasciare la parola ai colleghi, ovviamente per i colleghi di lingua tedesca che sono su Zoom possono anche fare delle domande a Daniel, ovviamente in lingua tedesca. Daniel, oggi non ce l'hai ancora sulla maglia, però domani ce l'avrai, la C di capitano. Probabilmente non te lo saresti aspettato all'inizio del raduno, e invece, insomma, tra Covid eccetera, ti trovi questa responsabilità in più. Come la stai vivendo? La prima cosa, è un onore grandissimo, è una cosa speciale per me, però io ho parlato con i natori, ho parlato tanto, e abbiamo una squadra che deve essere positiva, e quella è la cosa che conta, non conta la C, la A. Abbiamo tanti giocatori che sono bravi leader, che non hanno una A o una C, quindi abbiamo tutta una squadra che deve fare queste cose. Ok, a questo punto io chiedo ai colleghi, se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa potete alzare la mano e io vi darò la parola. Vediamo se qualche collega dall'Italia vuole chiedere qualcosa a Daniel Frank o a Giorgio De Bettin, altrimenti mi toccherà fare tutto a me. Ecco, vedo Kurt Platter, ora dovresti essere in grado di parlare, Kurt. Ciao a tutti. Puoi parlare ovviamente ciao. In italiano, ciao, in tedesco, come preferisci. Io parlo in italiano così. Okay. Capiscono tutti, penso che sono collegati. Giorgio, domani si parte, mi hai detto, finalmente contro la Germania. Cosa sai di questa squadra? Cosa ne pensi? Quale partita vi aspettate? Beh, abbiamo fatto sicuramente del pre-scout sulla Germania, abbiamo guardato le ultime partite che ha fatto con la Bielorussia, hanno portato una squadra secondo me di ottimo livello, molto interessante. È vero che anche loro hanno qualche giocatore dei loro top player che non è venuto, però sicuramente è una squadra che punterà in alto in questo mondiale, e giocano molto aggressivi, ci aspettiamo tanta pressione e quindi sarà come sempre una partita molto impegnativa e fisica. Abbiamo studiato e domani cercheremo di fare qualche contromossa, però li ho visti bene, ho visto veramente una squadra fisica e veloce. Vuoi chiedere qualcosa a Kurt? Kurt, volevi chiedere ancora qualcosa? No, al momento. Ok, d'accordo, grazie mille. E adesso vado in ordine, credo che abbia alzato la mano per primo Alessandro Gazzara, ti do la parola, prego. Eccomi, buongiorno coach, volevo chiedere per quanto riguarda la partita di domani,
chi sarà il goalie titolare, visto che a questo mondiale ci sono di fatto tre esordienti? Ma se devo dirti la verità, non abbiamo ancora annunciato il portiere titolare, perché dovremmo fare una telefonata con Greg. Greg vuole parlare con i portieri prima di annunciare il goalie che è di partenza, quindi credo che al goalie verrà comunicato dopo e di conseguenza lo diremo anche noi successivamente. Una domanda per il capitano. Il morale della squadra, avete giocato due amichevoli contro la Francia dove avete dimostrato di essere un gruppo con tanto carattere, quanto vi ha pesato l'annullamento delle successive amichevoli e come vi sentite concretamente in vista di questo esordio? Ovvio, non erano belle due amichevoli, però ci mancavano ancora l'amichevole contro la Svizzera e contro l'Austria. E ovvio, da lì avevamo un periodo un po' duro, anche magari mentalmente, però noi abbiamo detto di essere positivo. Adesso abbiamo fatto qualche allenamento qua e devo dire che proprio la morale della squadra è a un ottimo livello. Spero che va avanti così, con il nostro obiettivo è di essere positivi e di andare di ogni, come ha già detto oggi l'allenatore, di ogni partita, ogni cambio, dare 100%, e questo è il nostro obiettivo per questo mondiale. Perfetto, grazie mille. E adesso passo la parola a Thomas Laconi. Thomas, puoi parlare, dovresti toglierti il muto, eccoci, vai. Saluto a tutti voi. Buongiorno, ciao Daniel. Una domanda prima a Giorgio Lebettin. Un mondiale così lungo con una squadra così giovane, quanto sarà importante l'aspetto psicologico? Dovendo affrontare un'avventura così lunga con un roster nuovo, sarà importante soprattutto l'inizio secondo te o sarà soprattutto importante che questa squadra regga alla lunga, il fatto di dover giocare contro nazionali evidentemente più forti e anche più forti dal punto di vista fisico? Qual è sarà la parte fondamentale di questo mondiale secondo te? Ma credo che la parte fondamentale di questo mondiale sia l'aspetto mentale. Diciamo che dal punto di vista fisico sarà un mondiale che richiederà tante energie, però quello che secondo me è molto importante e che ci ha insegnato questo periodo particolare è che dobbiamo prendere un giorno alla volta. Abbiamo sperato spesso di fare allenamento e invece eravamo in camera, abbiamo sperato tante cose e se pensiamo e ci guardiamo indietro credo che facciamo un errore. Noi dobbiamo sempre guardare al domani, qualsiasi cosa succeda, dobbiamo guardare alla prossima partita, dobbiamo guardare al cambio successivo, dobbiamo affrontare le cose avendo una squadra giovane in questa maniera. Se guardiamo troppo in là, se guardiamo al mondiale di 3 settimane, credo che non farà bene. Mi aspetto sicuramente, e quello che ho chiesto ai ragazzi è che alla fine di questo viaggio, di questa avventura particolare dove c'è qualcuno che magari non si aspettava di essere qui ma al momento deve prendere un ruolo da protagonista, è che tutti noi alla fine di questo mondiale potremmo essere una squadra migliore, dei giocatori migliori, solo prendendo un giorno alla volta, prendendo le situazioni come si presentano e adattandoci alle varie situazioni, credo che questo sarà possibile. Quindi ogni aspetto conterà, fisico, mentale, qualsiasi cosa, però diciamo che noi vogliamo veramente vivere alla giornata e programmare, essere pronti, preparati, però un giorno alla volta. Devo sempre chiederti, Giorgio, se hai già scelto le pedine che dovranno svolgere il ruolo non semplici durante i power per i penalty killing, che evidentemente sarà considerato come scolare le campe. Hai un'idea chiave, stai già sul punto di puntare? E avrei parole particolari verso questi giocatori che evidentemente si troveranno di fronte a una responsabilità bella grande, insomma, sperando naturalmente che la disciplina ci vuole. Ma sì, abbiamo lavorato in questi ultimi giorni sugli special team, e il colloquio sarà quotidiano, i meeting li facciamo anche più volte al giorno. La responsabilità ce l'avrà sicuramente qualche giocatore un po' di più di qualcun altro dal punto di vista del minutaggio, però io credo che questo gruppo deve dividerla, questo mondiale, questo peso dobbiamo portarlo tutti assieme
chi farà i power play o i penalty killing, chi dovrà giocare i due cambi a tempo. Io mi aspetto che questo gruppo sia molto unito e che ognuno sia pronto a portare, a affrontare le situazioni dividendo questa, non voglio dire fatica, ma insomma questa responsabilità con tutti. Grazie Giorgio, avevo solo una domanda per Daniel Franche, saluto, non dovrei farmi da giornalista ma te li faccio i complimenti per questo grado di capitano che comunque merito. Grazie. Volevo chiederti, l'estate scorsa eri senza squadra e aspettare una certa chiamata da una certa persona, Bogdano, e adesso che mi trovi capitano della nazionale, questo tuo percorso che arriva al culmine perché non è da tutti indossare i gradi di capitano della nazionale, può essere un esempio per tanti ragazzi che spesso si ritrovano un po' smarriti quando è il momento di fare il grande salto, soprattutto se si gioca anche in Italia? Sì, certo. Allora, prima cosa è che l'anno scorso era un po' dura, sì, lo so, però io ho provato di prendere l'energia di quello e far vedere alle altre persone, a tutti quelli che seguono l'hockey, che io sono un giocatore e voglio esserci. E da lì ho cominciato a lavorare magari un po' più duro e fare le piccole cose un po' più meglio, e da qui è andata bene. Sono contento di essere di fatto sto salto e ho preso anche la chance. Un'ultima domanda per te, qual è l'avversario più abbordabile, se si possono considerare abbordabili certi avversari in questo girone? C'è la possibilità di giocarsi alla pari con qualche squadra, oppure non è questo insomma, il pensiero che deve attraversare la vostra testa in questo momento? Ma noi abbiamo la partita domani, quella che conta. Sono squadre che possiamo anche vincere, secondo me, però domani è la partita che conta. E domani sicuro giochiamo contro la Germania forte, anche fortissima, però noi andiamo da cambio e vogliamo anche vincere quella partita. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie mille Thomas. E adesso il collega Marco Marangoni. Prego Marco, dovresti riuscire a parlare. Mi sentite? Buongiorno. Molto sì. Bene. Buongiorno a tutti, e una domanda per il coach. Un allenatore italiano sulla panchina di un mondiale credo che recentemente non è mai successo. Come si coordinerà con il coach titolare Craig Heidenreich? Grazie. Scusa, come si comporterà? Non ho sentito. Come si coordinerà con l'allenatore titolare che non mi risulta essere il lettone? Ah, ma ci sentiamo più volte al giorno, ci coordiniamo via computer con dei meeting insieme a tutto il coaching staff, anche non dimentichiamo Riku Lehtonen che anche lui è ancora a casa, e quindi lavoriamo con i nuovi strumenti tecnologici. Questo è diciamo una sfortuna lavorare a distanza, ma anche un'opportunità e una fortuna in questo momento così delicato, e quindi le decisioni e tutto quello che verrà effettuato viene sempre coordinato e deciso. Diciamo che la parte più difficile è passare tante ore davanti al computer e al video, però in ogni caso lo faremo guardando le varie partite, e quindi siamo in un'ottima sintonia, in un ottimo rapporto. La parte più difficile secondo me, per quanto io possa avere difficoltà qui, è quella di Greg, che sta soffrendo a casa e vorrebbe essere qui a lottare insieme a noi, e invece purtroppo ancora non può venire, quindi sicuramente la sua parte sarà quella più dura. Va bene, grazie. A te. Crepi, grazie. Grazie mille Marco, se non ci sono altre domande, anche in lingua tedesca o in inglese, no, Kurt, mi sembra, volevi chiedere qualcosa? Sì, io ho letto da qualche parte un'intervista con Thomas Larkin. E lui ha detto che verso il fine settimana, praticamente sabato credo, avrà un altro test e dopo, se negativo, potrebbe arrivare da voi. Adesso, da quello che so io, prendere il volo un giorno, due giorni in isolamento solitario, tre giorni, non so, arriviamo a giovedì, venerdì prossimo, il mondiale per voi credo finisce il primo giugno, secondo te Giorgio, quanto è alte o quanto chance c'è che quei cinque, cui due allenatori che stanno ancora qua in Italia, possono raggiungervi ancora? Ha senso
casomai se questi 5 non possono arrivare, arrivano 5 altri, perché avete 23 adesso a roster, 28 possono venire. Pensate anche qua, penso da giorno in giorno, cosa vi avete messo un limite, aspettiamo fino a mercoledì prossimo e poi non so, grazie. Allora, questa è stata una delle scelte più difficili, perché per regolamento è vero che ci sono 28 giocatori, ma i 28 giocatori li abbiamo dovuti comunicare prima dell'arrivo a Riga, e quindi diciamo che il roster è chiuso. I nomi che abbiamo dato per i 28 giocatori sono quelli che rimarranno fino alla fine. Quindi da un punto di vista ti rispondo sì, giochiamo e viviamo giorno per giorno, perché in questo momento è difficile anche con la questione Covid capire o prevedere quando e come uno possa diventare negativo, perché tante volte senza sintomi la positività resta a lungo. Non è giusto dire che abbiamo un po' scommesso, però abbiamo dovuto prendere delle scelte azzardate per cercare di avere il roster più completo possibile, e nonostante tutto diciamo che dal certo punto di vista delle scelte non è che avevamo delle scelte, tanti giocatori su cui scegliere, quindi abbiamo deciso di puntare su alcuni che secondo noi sicuramente ci daranno una mano, anche se è per una o due partite, perché da quando siamo partiti questo mondiale per noi è importantissimo, però non dobbiamo dimenticarci che questo è un obiettivo a breve termine, ma un obiettivo importante sarà quello di agosto, quindi se possiamo avere qualche uno dei giocatori importanti anche per una partita o due partite, in ogni caso servirà per creare le basi per quello che sarà la qualificazione per le Olimpiadi di agosto, quindi per me in questo momento anche una partita sola ha estremamente senso per questo gruppo. Okay. Grazie Kurt. Alexander Foppa, du kannst auch natürlich auf Deutsch reden, wie du willst. Bitte. Noch eine Domanda da fare il Capitano. Hoi Daniel. Hoi Gestank. Questa è la tua esperienza in assoluto, cioè il tuo esordio in assoluto da Capitano. Da chi hai imparato di più negli anni scorsi su questo punto di vista, sia in nazionale che col Bolzano? Ecco, e forse cosa hai imparato dai capitani che hai avuto in passato? Io avevo la chance di giocare, avere un capitano come Egger, come Tony adesso in squadra, come anche Trive c'era già in nazionale, e anche giocare con tanti leader che non avevano la C come capitano. Poi ho sempre guardato di essere come loro, di migliorare queste cose e magari non fare 100 gol, che non c'ho le mani o il tiro, qualcosa, però di lavorarmela e di dare tutto per la squadra. È quello che ho guardato, cosa faceva Ege, cosa fa Tony ancora, e questo che voglio fare anche in questi mondiali, di essere un esempio per i giocatori, anche quei giovani che arrivano su adesso, che sono qua, che hanno la chance, e anche di aiutare la squadra tanto, di essere positiva, di fare una bella figura a questo mondiale. Grazie. Grazie Alex. Ancora una domanda, l'ultima. Alessandro, prego. Mi sentite? Sì, sì. Sì. Volevo chiedere al coach quanto ha aiutato per quanto riguarda il reparto avanzato la presenza di un giocatore come Gigliati. Allora sì, Stefano è un giocatore di esperienza, ha giocato a alto livello, quindi sicuramente la sua partecipazione a questo mondiale, la sua disponibilità ci daranno un grande aiuto. È ancora fisicamente tra i ragazzi più pronti, gioca con velocità e credo che a questo mondiale sarà una delle pedine fondamentali per il nostro gioco e soprattutto per affrontare un livello più alto rispetto a quello al quale siamo abituati. Grazie. Prego. Ok, grazie mille. Allora, se non ci sono altre domande, siamo alla fine di questa conferenza stampa. Thomas, hai ancora alzato la mano, l'ultimissima, Thomas? No, ho sbagliato il computer che fa le musiche. colpa del computer. Sempre la colpa del computer. D'accordo, grazie mille ai colleghi grazie a tutti che ci hanno seguito, grazie a Giorgio e a Daniel. Grazie a tutti.